Non sapevo che fossi un vecchio romantico. Ho solo una memoria formidabile. Farò due chiacchiere con lui. Questo è un problema soltanto suo, un problema con cui temo che dovrà combattere ancora per molti, molti anni. E di cosa farei mai senza di loro? Beh, credo che Vicky si sbagli. Stanno molto bene insieme. Cosa? Il salame e il panino. Le farò una telefonata. L'aspetterò. Questo è uno di quegli argomenti in cui mi lascerà avere la meglio? Mi auguro di sì. Oh, guarda, non è un amore? Oh. Dico che lei è veramente nato per fare il poliziotto. Oh, santo cielo, cos'è successo? Per pulire bene il fondo devo aver raschiato un po' troppo. Io credo di averlo appena fatto. L'omicidio per denaro non richiede spiegazioni soprannaturali. Oh. Beh, non si sa mai. Non lo capisco neanch'io, ma guai a lui se cambia. Doris e io prenderemo Josh e lo porteremo al Central Park nei weekend. Mi chiedo se un computer potrà mai essere programmato per godersi qualcosa di così semplice e meraviglioso come questo. Terio, non vedi anche tu il volto di un omino qui fra gli alberi? Devi far riparare la macchina fotografica. Oh. Jessica, voi siete i miei più cari amici e io vi sono molto riconoscente. Magnifico. La vita non potrebbe andare meglio di così. Scherzi. Ti pare che io possa avere dei problemi in questa città? Ah, guarda, secondo me questa è una grande intuizione. Complimenti! Pensavo che ti stessi riposando. Riposando? Tra mezz'ora una partita di tennis e poi Jeff mi darà lezione di pesca subacquea. Non è mai troppo tardi per imparare. No, sei fuori strada. Non ci saranno fantasmi e niente tesori. L'unica cosa che cercherò saranno le parole giuste. E so già che le troverò qui.
Jessica, glielo dici tu che sono lumache? Se l'America vede che cosa succede da noi, vengono di corsa tutti a vivere qui e io non ho abbastanza sedie. Beh, non è poi tanto strano, in fondo Winnie è pur sempre la sorella di Amos. Poteva andare peggio, Arti. Potevi vincere. Oh!